visto quante novità al Conad di Montecchio? Ampi ambienti completamente ristrutturati dove puoi trovare la pulizia e l'igiene di sempre in ogni reparto. Sì, bellissimo! Ormai è il mio punto di riferimento. Trovo sempre prodotti di qualità del nostro territorio, molto convenienti. Per non parlare della grande professionalità del personale. E ti ricordo che al Conad di Montecchio c'è un ampio parcheggio scoperto e coperto. Noi andiamo al Conad di Montecchio! Da più di un secolo sul territorio, Macchini Ceramiche è sinonimo di professionalità e consulenza specializzata nella vendita di materiali edili, pavimenti e rivestimenti, parquet, ceramiche ed arredo bagno delle migliori marche. Ogni giorno troviamo la migliore soluzione per ogni vostra esigenza. La nostra disponibilità, competenza e servizio non hanno prezzo. Laura e Marco ti aspettano presso lo showroom a Rio Salso di Tavuglia. Macchini Ceramiche, sempre al vostro servizio. Qualche volta mi piace ripensare alla magia che avevano i viali del monte. Più mi ci perdo, più mi convinco che ricordare come erano non è troppo diverso dal desiderare che rimangano così. Immutati, ma sempre differenti, pronti a rinnovarsi, anzi a crescere, proprio come noi, cercando di trasformare il nostro presente nel futuro che vorremmo. Amici di Insieme a Canestro, buonasera e benvenuti alla quarta puntata di questa fortunata trasmissione giunta alla quarta stagione. Potete seguirci, ormai lo sapete, in diretta sul canale 80 di Rossini TV, che è visibile in tutta la regione, oppure sulla nostra pagina Facebook, quindi ovunque nel mondo, teoricamente, ma anche in streaming, sulla nostra app che vi invitiamo a scaricare ed anche sul sito internet di Rossini TV. Dobbiamo come sempre ringraziare i nostri sponsor che sostengono la trasmissione, quindi Conad Montecchio, Macchini Ceramiche e Banca di Pesaro. E adesso passo a presentarvi gli ospiti di questa sera. Io sono veramente molto onorata di avere in studio il nostro presidente Ario Costa, presidente della Carpegna Prosciutto. Buonasera, buonasera a tutti, grazie Betta. Ciao Ario. E di fianco a lui, non lo sapevo, ma anche l'anno scorso siete capitati insieme, quindi noi facciamo le accoppiate sempre uguali. Quindi l'altra volta c'era Federico Pieri con Tambone e questa sera abbiamo Matteo Minelli, ex giocatore VL, oggi istruttore di mini basket. Ario, grazie per l'invito. So che non volevi venire senza di me, quindi vi ringrazio. Guarda, siete proprio una accoppiata di quelle che mi piacciono. Play pivot. Passo la parola a Giovanni Zidda, che stasera vive una puntata speciale, visto che oggi è diventato maggiorenne. I migliori auguri per i suoi 18 anni a un ragazzo speciale. Anche quest'anno sarà lui ad indicarvi come mettervi in contatto con noi per porre domande e rispondere al contest che lanceremo fra poco e che mette in palio due biglietti per la partita di sabato 4 novembre contro la GV Napoli a chi risponderà per primo. Giovanni, auguri e ti passo la palla. Buonasera intanto, grazie Betta, buonasera a tutti gli ospiti qui presenti e come sempre a tutti i telespettatori. Vi ricordo come sempre potete partecipare 370-366-7210. Il contest di oggi, quindi per la partita del 4 novembre contro la GV Napoli, il contest di oggi Ario Costa e Matteo Minelli hanno vinto insieme in maglia Scavolini due trofei. Vogliamo sapere quali e in quali anni sono stati conquistati questi due trofei assieme. Spero che voi vi ricordiate, perché sennò sarebbe grave, quindi non potete dirlo, e quindi via a quel contest, il primo che risponde si porta a casa i due biglietti per la partita contro Napoli. Adesso, anche se Matteo ci ha detto che questo omaggio gli hanno già fatto l'anno scorso, io voglio fare di nuovo, perché secondo me questo video, che si riferisce all'Open di Madrid del 1988, è fantastico. Ed è praticamente un premio che la squadra che vinceva lo scudetto aveva di poter giocare contro formazioni NBA. Qui siamo contro il Real Madrid, questo gancio di Matteo Minelli in contropiede è veramente bello, e quindi a quel torneo c'erano i Boston Celtics, ma la Scavolini non ebbe l'opportunità di giocarci contro, perché giocò con il Real Madrid e con la nazionale jugoslava. Però fu un'esperienza incredibile, Matteo, per te poi che eri così giovane, penso sia stata una cosa fantastica.
Nella mia carriera cestistica forse è uno dei momenti più alti, nel senso che... Eccolo qua, l'assist di cui dicevamo, per Magnifico che schiaccia. Fare un torneo e partecipare a una manifestazione che poi non è durata due giorni, sono stati lì una settimana più o meno, fra cerimonie, presentazioni, eccetera, è stata una cosa favolosa. In più avere i Boston Celtics, avere il Real Madrid dove c'era Dražen Petrović, avere la Jugoslavia, i vari Kukoc e compagnia bella, insomma... Ario, che giocatore era Matteo? No, Matteo era sicuramente un giocatore molto intelligente, che magari faceva più con la testa che non con le gambe, quindi era piacevole giocare con lui, aveva sempre la battuta pronta, molto divertente, insomma era un vero compagno di squadra. È vero. E anche oggi, insomma, hai mantenuto questo spirito, questa ironia. Ti sono consentite delle battute. Purtroppo ho mantenuto anche le 6 gambe, che faccio una fatica a fare le scale. Allora, andiamo adesso a occuparci della partita che la VL ha perso, purtroppo, domenica scorsa, dopo una rimonta che poteva diventare storica, perché... Vabbè, possiamo andare. Da meno 24 a più 6, praticamente come aver recuperato 30 punti, no? Una partita incredibile, quindi con un ultimo quarto anche esaltante per la gente che l'ha seguita, il sorpasso, la rinascita di Mazzola, era andato tutto bene, cioè dopo un inizio tragico era andato tutto bene, sembrava la conclusione bellissima, poi la partita è sfuggita alla fine dei tempi regolamentari e siamo stati battuti all'overtime. Il rimpianto più grosso, Ario, qual è di questa partita? Ma il rimpianto più grosso è quello che quando da meno appunto 20 siamo riusciti ad arrivare a più 6, quel più 6 per ben due volte è durato molto poco, perché più 6, più 3, più 6, più 3, e lì non abbiamo avuto il tempo forse di dare a loro la sensazione che erano cotti e ci hanno fatto subito due canestri sul naso da 3 e lì siamo andati un po' in difficoltà. È chiaro che poi salta nell'occhio a tutti la palla recuperata da Benford, poi persa con annesso fallo, cosa che è un'invenzione così caduta da non so da quale pianeta. Dopo la guarderemo. E quindi lì purtroppo la partita era, non dico vinta, ma 40 secondi alla fine più 4 palle in mano, certo. Si metteva bene. Molto. Senti Matteo, mi hai confessato prima della trasmissione che alla fine del primo quarto ti era venuta voglia di lasciare il palazzo, poi sei rimasto perché all'inizio del secondo quarto Buscaglia ha schierato un quintetto con i 4 italiani insieme a Banford e tu eri curioso di vedere cosa avrebbero combinato, ci avevi visto giusto? Beh, sì, volevo vedere la reazione, prima o poi, cioè il primo tempo, il primo quarto è stato imbarazzante, proprio meno 20 senza reagire, tutti, quindi, però... Ho iniziato a vedere i primi cambi, speravo tanto che non si cioè se continuava così se ne perdevano 50, quindi non poteva continuare così. Certo. E allora sono rimasto anche perché intanto mi piaceva vedere Totè, che vedere un lungo italiano che faceva certe cose, che 30 punti, non so quanti rimbalzi, ha giocato alla pari con tutti, quindi... mi dava gusto. In più, Mazzola, volevo vedere gli italiani come si comportavano, infatti sono stato molto contento di essere rimasto. E mi dispiace perché sì, il fallo forse dell'americano forse non c'era dopo, ma una volta che prende il rimbalzo, farselo portare via così, è stato, io ero lì attaccato. Ho detto no, dai, non è possibile. Infatti, questo è stato l'episodio chiave. Andiamo a vedere se Andrea può metterci in onda intanto l'ultimo tiro di Totè, che ha avuto alla fine dei tempi regolamentari una scelta precisa da parte dello staff tecnico nell'ultimo time out dopo la strepitosa partita disputata da Leo. Si è preso questo tiro in allontanamento. Ario, tu sei un pivot, ti danno la palla 5 secondi dalla fine, tu cosa avresti fatto? Magari un bel gancio. Ma è difficile rispondere, quando si è in campo poi le situazioni si leggono in un altro modo completamente diverso da quello che può essere seduto su un divano. È chiaro, lui meritava di fare quel tiro per la partita, come ha detto Matteo, che ha fatto, aveva tutte le capacità per poter anche prendersi un fallo, certo. E aveva appena fatto 11 su 12 ai tiri liberi, quindi eravamo in una botte di ferro, si andava esatto. In lunetta. E invece ha fatto un tiro in allontanamento ben eseguito con un grado di difficoltà superiore, purtroppo è uscito, però ripeto non gli si può dire nulla, ha fatto una scelta che andava fatta e secondo me è stata anche la scelta giusta da parte della panchina di affidare a lui il tiro per provare a vincere.
E invece l'altro episodio è la palla rubata di Rossato a Bamford, sul quale poi ci sono state anche un po' di polemiche. Riguardiamolo un attimo, perché onestamente forse anche Rossato potrebbe aver commesso fallo per portargli via quella palla. Lui però è un giocatore esperto che non resiste alla frustrazione commettendo fallo, quindi fermando il cronometro, concedendo due tiri liberi e soprattutto uscendo per cinque falli, praticamente tre errori in un secondo. O c'era il fallo di Rossato, Matteo? Io ero lì vicino, io non l'avrei mai fischiato. Forse non fischiavo neanche il fallo dell'americano, ma il fallo sulla palla recuperata. Io dico che quando prendi un pallone lì, più sei, a poco dalla fine... Vabbè, però... Però un però po', ecco, un questo, po' la mano guardate in questa immagine qui è abbastanza chiaro. Ora io non so se Rossato fa o non fa fallo, ma di sicuro Bamford non fa fallo e cambia tutto, perché così tu non vai in lunetta, non fai due su due, giochi la palla per altri 15 secondi, esatto. Puoi sbagliare o meno, puoi far canestro, comunque rimaniamo a più due e sono passati X minuti, secondi. E invece di 40 ne mancano 30 ed è la musica un bel diversa. Certo, infatti se invece di andare in lunetta il gioco fosse continuato, comunque quella palla persa non sarebbe stata così pesante. Non si può dire cosa, no? Visto che è il gioco al quiz che si fanno dopo. Ma abbiamo vinto qualche cosa con una palla rubata un po' dubbia. Ma io difatti non discuto la palla rubata, io discuto il fallo fischiato a Bamford. Non discuto la palla rubata, discuto il fallo fischiato a Bamford, inesistente, proprio perché se fischi quel fallo non gioca più nessuno a pallacanestro, soprattutto gli esterni quando si mettono a difendere e col gomito usano il gomito per difendere un po'. Non esiste. Più poi che altro la palla, se è stata rubata, pulita o meno, non ha nessuna importanza. E poi, tra l'altro, è uscito per cinque falli, quindi in un eventuale supplementare, come poi si è verificato, tu hai dovuto giocare senza il tuo miglior attaccante. Veramente quello è stato un errore clamoroso dell'arbitro, credo che dentro di sé lo potrà ammettere. Allora, ora torniamo da Giovanni, perché sicuramente ci saranno anche delle domande da casa. Vi dico già, perché sicuramente qualcuno di voi avrà fatto domande su Schilling, che è una domanda che è in programma, però se arriva da casa l'accettiamo anche prima della mia, insomma. Dimmi pure, Giovanni. Iniziamo subito. Ario, cos'è mancato nel primo quarto? Buscaglia forse non aveva in pieno il controllo della situazione? Chi scrive questo, Giovanni? Questo Andrea da Pesaro. Andrea da Pesaro. Ma non credo che non avesse il controllo della situazione. Purtroppo sono quelle partite, cioè quei inizi o quei minuti o quei quarti di inspiegabile gioco, inspiegabile atteggiamento, chiamiamolo come ci pare, della squadra. E quindi senz'altro Buscaglia, io come lui, come tutti, come ha detto anche prima Matteo, speravamo prima o poi in una rimonta, speravamo prima o poi che questo disastro che stavamo combinando riprendesse da capo e che si cambiasse pagina, come è stato, perché a un certo punto con l'ingresso della panchina, con l'ingresso di certi giocatori, la partita si è rimessa in piedi. Quindi io credo che tutti quanti avevano sotto controllo la cosa, però sono quelle cose che è difficile controllarle prima. Un approccio così però è stato strano, no? Una squadra che veniva da una vittoria, era carica davanti al suo pubblico. Ma sì, sicuro. Cioè, la verità da dire è che non bisogna mai cominciare a partire così, questo è sicuro. Soprattutto quando si gioca in casa, dove è un fantastico pubblico e tutto quello che c'era, che serviva c'era. E quindi io credo che questo atteggiamento la squadra non lo deve più avere, né il primo minuto come l'ultimo. Però può capitare, la cosa strana è che è capitato a tutti, soprattutto agli stranieri. Certo. Abbiamo ancora domande? Ci chiedono, quest'anno diciamo che il reparto americani non è stato consolidato, ci sono soldi per intervenire sul mercato in futuro? Ma noi come sempre saremo attenti alle mosse da fare, se c'è da fare correzioni cercheremo di farle, come ripeto in questi anni abbiamo sempre fatto. Io credo che il mercato degli americani sia stato positivo, purtroppo ne abbiamo uno che non per demeriti tecnici ma per problematiche fisiche non ha mai potuto far vedere il giocatore che è. E quindi questo, ahimè, è un brutto momento per lui più che altro, perché ha un serio problema.
Sugli altri io darei ancora un pochino di tempo perché siamo alla quarta di campionato, abbiamo perso di un punto a Brescia con l'ultimo tiro da parte nostra e abbiamo perso al supplementare con Scafati, che comunque non dimentichiamoci ha un quintetto importantissimo. Senti, io devo chiedertelo per forza, l'avventura del pivot tedesco è già finita? E se sì, hanno inciso di più i problemi fisici o la consapevolezza che non è il giocatore giusto? No, ti ho appena risposto. Sicuramente ha inciso soprattutto e direi quasi esclusivamente i problemi fisici, perché lui non ha potuto vedere, non ci ha potuto far vedere quello che può fare. Passatemi questa osservazione. Io credo che nessuno di noi è così incapace di prendere un giocatore per quello che come ci ha fatto vedere, certo. Lui. C'è un problema, ripeto, fisico che avete scoperto qua a Pesaro? Purtroppo l'abbiamo scoperto, no? Si è manifestato a Pesaro in modo evidente e quindi adesso vediamo, lui sicuramente dovrà stare un periodo di stop lungo per le cure e a quel punto credo che dovremmo prendere provvedimenti. Certo. Matteo, un giocatore che è in difficoltà e che si vede che come hai detto tu prima, tu facevi fatica a salire le scale, forse anche lui in questo momento, non lo so, cosa ti sembra forse da fuori? Forse lo sorpasso in salita addirittura. No, vabbè, io l'ho visto solamente quei pochi minuti domenica, quindi non posso giudicare. Voci ne ho sentite tante, però se ha problemi fisici cosa devi fare? Anche Jordan col tendine rotto poteva non giocare quello, certo. Quindi se non è in grado non è in grado, quindi non è sicuramente non è il giocatore che hanno visto loro o chi l'ha scelto negli anni scorsi, per forza. Non può essere quello. Senti, nonostante Totè stia disputando una stagione clamorosa, noi tifosi appunto continuavano a dire ci manca un pivot, forse un po' ingeneroso dire questo con la stagione che sta facendo Totè, possiamo dire che magari manca un cambio o comunque un'alternativa? Beh, a questo punto penso proprio di sì, cioè, non credo che Totè, cioè, ormai merita il quintetto, poi sicuramente però deve, anche perché da quello che so ogni tanto commette falli e anche l'ultima partita un intenzionale, cioè sempre il rischio, se è da solo fa fatica, invece se c'è un cambio che gli dà 10-15 minuti. Però secondo me Totè oramai non è da quintetto della VL, è da nazionale, io la vedo così. Non vedo altri lunghi italiani a quel livello. E ho fatto una piccola ricerca in settimana grazie all'aiuto della Lega Basket, perché mi era venuta la curiosità di vedere da quanto tempo un pivot italiano non segnava più quasi 30 punti, diciamo 29 punti. Ebbene, l'ultima volta è stato Roberto Chiacci, che quindi parliamo veramente di un'altra era cestistica, stagione 2001-2002, giocava a Siena contro Pesaro, tra l'altro Pesaro vinse a Siena. Lo mancava lui? No. Pesaro vinse, no, 2001 credo che Ario avesse già appeso le scarpe ormai, sì, ma eri come dirigente. Era a Pesaro, era dirigente. Era dirigente. Lo ricordo bene. Una bellissima vittoria, tra l'altro ai tempi supplementari, in cui Roberto Chiacci giocò addirittura 44 minuti, quindi Totè ha giocato anche 5 minuti in meno perché ne ha giocati 39, però insomma voglio dire da quella volta lì non c'è più stato un pivot italiano capace di fare un bottino come quello di Leo, non so Ario, penso che sia una cosa considerevole. Poi nel 2001 c'erano ancora due stranieri, o no? No, c'erano già tutti stranieri? Sì, sì, okay. Però sono comunque tanti 29 punti. Ma io non voglio ripetermi ogni volta che si parla di Totè, io ho sempre detto, ci ho sempre creduto, forse sono stato l'unico, uno dei pochi a crederci fino in fondo, lui ha tutte le caratteristiche, le capacità tecniche e fisiche per primeggiare in quel ruolo lì, sta migliorando moltissimo anche a livello caratteriale perché era facile farlo innervosire, adesso è un po' più difficile, quindi io sono convinto che lui potrà fare molto bene. Attenzione però, non può reggere un reparto lui solo, quindi è evidente che un pivot alla VL serve, oltre a Totè, questo certo. È evidente, ed era Schelling quello prescelto, poi purtroppo non voglio ripetermi, quindi vedremo. Va bene, io chiedo ad Andrea solo di proiettare la foto, anche se Ario non vuole, non può giustamente in questo momento dare nessuna conferma, però noi la mandiamo lo stesso, la fotografia del giocatore di cui si parla da ieri, che è Mokevičius, un giocatore che ha già giocato a Pesaro, quindi abbiamo messo appositamente la maglia, così se qualcuno non se lo ricorda, adesso forse sì, è Gidius Mokevičius, classe 92, lituano, giocò a Pesaro nella stagione 2018-19 con Cedro Galli,
chiusa la stagione con una media di 11,5 rimbalzi, quindi insomma sono tanti, per cui se la VL cerca un rimbalzista sicuramente questo è un giocatore che potrebbe fare al caso di Pesaro, liberato adesso dalla squadra lituana in cui giocava, dove giocava Gettone, quindi non so, vuoi commentare, puoi, non puoi? No, non è che non posso, non voglio, in questo momento qui siamo alla ricerca di un sostituto, sicuramente è uno di quelli che ci stiamo ragionando sopra, ma niente di più, ce ne sono altri. Purtroppo il mercato non è molto ricco in questo momento qui perché i giocatori liberi sono veramente pochi, quindi vediamo, ma adesso è molto prematuro mettere una foto e dire lui. Ok. Giovanni? Sì, allora, ci chiedono quest'anno a chi è stato dato il compito di scegliere gli stranieri e se si poteva tenere Moretti e Charalampopoulos, perché se li abbiamo lasciati andare. Allora, sono troppo facili le domande. Charalampopoulos l'ha lasciato, nessuno l'ha lasciato andare, è andato via lui andando a prendere un contratto molto più importante di quello che era il nostro. E Moretti è stata una scelta tecnica, preferendo un giocatore diverso, di diverse caratteristiche in quel ruolo, e quindi si è andata sulla libertà di lasciare andare via Moretti. Matteo, Moretti che tipo di giocatore è? È un playmaker? Tu sei stato in quel ruolo, insomma, dai, eri uno forse dei pochi playmaker puri, adesso ci fa... Ormai un sacco. Cioè di... quello che non faceva canestro, di... mi ho capito. Ah, no. Questo, vuole dire questo? Questo no, altro. Però. Sì. Si dice sempre così: playmaker di una famose... quello simpatico. No? Quello simpatico che passava la palla bene. No, Moretti era un ottimo giocatore, poco atletico, più guardia che playmaker. Però, come diceva Ario, se hai Tambone e Moretti, forse è un lusso avere tutti e due. E se penso a Tambone per me è un altro giocatore che io lo prenderei, lo metterei con la maglia dell'Italia anche a lui, al posto di Spissu o di altri. Però non era facile la scelta, non so se è dovuta appunto a una scelta dell'allenatore che ha preferito Tambone a Moretti, o i contratti se Moretti era più costoso, dopo quello lo sanno loro, però tutti e due dai. Beh, perché l'anno scorso siamo partiti, lo ricordiamo, con uno straniero in meno, proprio in quel ruolo. In effetti quest'anno con play, guardie americane, Moretti e Tamboni, in effetti uno di questi quattro era di troppo. Esatto, forse, anche perché quindi... poi c'hai anche gli sconti, quindi uno in più c'era, quindi è giusto liberarlo. Abbiamo ancora altre domande? Allora, Giovanni, vai pure. Allora, Presidente, è un po' presto, avete in programma di parlare di un rinnovo di Tutè e di altri italiani? Credo sia doveroso mantenere questa ossatura italiana, e se in questo momento sarebbe utile avere un giocatore come un possibile Carlos Delfino. Non ho capito. No, ti hanno chiesto se è ora di parlare con Totè per il rinnovo, se è possibile mantenere un'ossatura italiana. Per aspettano che giochi mai due partite per parlare del rinnovo. No, beh, ma adesso, allora, l'ossatura, come avete visto, in questi anni abbiamo cercato di mantenerla. Gli italiani hanno avuto tutti i contratti pluriennali, adesso qualcuno in scadenza, chiaramente ritengo che sia un po' prematuro, abbiamo fatto solo 4 partite, non siamo a gennaio-febbraio, quindi direi che adesso pensiamo a giocare, non pensiamo ai contratti perché quello c'è tempo, direi che, ripeto, la barca è appena partita. L'altra domanda era su Delfino, se farebbe ancora comodo un giocatore come Delfino, so che tu sei ancora in contatto, quindi se vuoi puoi anche... Ma Delfino, io credo che anche questa è stata una scelta tecnica su un giocatore che bisogna soltanto che ringraziare perché ha dato tantissimo, non solo in campo ma anche fuori dal campo, un professionista completo, serissimo e bravissimo, però sono state fatte scelte diverse per quello che riguarda l'aspetto tecnico della squadra, nient'altro di più. Sai che cosa fa? In questo momento si allena? In questo momento qui si sta divertendo, si sta allenando con 100, sta facendo così tanto a casa sua. Da come l'ho salutato io pochi giorni fa, credo che non ne abbia voglia di ricominciare, però a volte non si sa mai, può ritornare la voglia. Ancora l'addio non l'ha dato, quindi non si sa? No, assolutamente no. Sicuramente lui ha fatto di tutto per provare a fare la quinta Olimpiade con la sua Argentina. La delusione di non poterlo fare è stata grande, quindi credo che faccia molto fatica per questo motivo. A trovare i suoi stimoli eventualmente, esatto, per ripartire. Sì.
Matteo, che impressione ti ha fatto Carlos in questi anni? E te fino a che età hai giocato? Io ancora gioco, non si è accorto. Ho giocato dove? Serie A? Sì. No, fino a 30 anni ho smesso. Ecco, tu hai smesso molto presto, perché? Perché dipende chi ti vuole, che condizioni ti vuole. Cioè, allora... Oppure è stata una scelta anche, perché uno no, può anche sì, essere... è una scelta perché mi volevano squadre che non mi interessavano. Okay. Ero venuto fuori da Pavia dove l'ultimo anno non avevamo visto un soldo. Nasceva il secondo figlio, andare in giro e sperare che ti pagassero, allora ho iniziato a lavorare e giocare, forse avrei dovuto fare anche prima, iniziare a lavorare e giocare qui in zona, perché per tanti anni mi sono divertito tantissimo a giocare anche nelle serie minori. Certo. Quando non conveniva più, non conveniva più, non è che non... io non avevo l'ambizione di dire sono un giocatore di Serie A e poi... farlo a niente. Ma quindi, vedere uno di 40 anni ancora allenarsi o sbattersi? Guarda, se io ancora vedo la gente della mia età che fanno con le nazionali over, eccetera, sì. Io dico a tutti, se avete ancora voglia, la passione di farlo, fatelo. Dopo soldi, non soldi. L'importante è avere voglia di farlo. Io a un certo punto ho smesso a 41 anni, a livello di minore, eccetera, sì. Perché proprio ne avevo fino a qua. Però alleni, sappiamo. Adesso ho iniziato ad allenare i ragazzini, mi diverto come un matto, ma io ho fatto 15 anni senza più entrare in palestra, si vede, no? e adesso da un anno alleno i ragazzini, l'ultima partita ci ha arbitrato uno, un arbitro, un disastro, proprio quello che compie 18 anni oggi. E, no, Giovanni, per te è questa, eh? A parte gli scherzi, no, mi diverto come un matto, perché devo ricordarmi tante cose che ogni tanto mi vengono in mente, ma io facevamo... Ti piace insegnare ci provo, l'ABC? Ci provo, diciamo, no, più che altro mi piacerebbe, vorrei cercare di trasmettere la passione che ho io, ma che Mauro poi ne ha... Che sei con Procaccini, possiamo dire. Sono con Mauro Procaccini. E quelli della nostra generazione era veramente tutta passione, noi facevamo tutta l'estate campetti, tutto... spero di riuscire a trasmettere questa gioia, questa voglia di fare pallacanestro che forse manca in tanti. Ecco, senti, c'è ancora questo humus a Pesaro per il basket, oppure secondo te un po' si è perso, ci sono altri sport che sono subentrati, c'è ancora questa passione radicata nei bambini? C'è, sì, ma io ci sono un sacco di squadre, un sacco di società, tanti ragazzini che giocano. E forse sono meno quelli che vanno al campetto, noi andavamo, finiva l'allenamento, andavamo al campetto, non è che stavamo a casa, e invece molti fanno l'oretta di allenamento, poi ho finito, non è più quello i tempi nostri, però dai, è pieno di squadre, pieno di ragazzini che giocano e spero che appunto che continuino ad aumentare sempre più, ma poi anche se fanno altri sport, l'importante è che si muovano, che facciano qualcosa. In compenso so che a Cristo Re c'è una squadra di 60-70 anni che ancora gioca una volta a settimana, no, quindi non guardare di sera. Non guardate, ecco, me, no, io ma ancora non sei in quella fascia, quindi voglio dire di cosa sì, stiamo ma parlando. Mi sento più vecchio. Senti Ario, ti voglio portare un attimo su un tema che questa settimana ha fatto un po' discutere, e forse anche in maniera positiva direi, e sono le dichiarazioni che Luca Banchi ha rilasciato a Walter Fuochi sulla Repubblica. A un certo punto la domanda che gli ha fatto è Bologna, cioè gli hanno detto praticamente tu hai un carattere in cui vai a rompere di solito alla fine con le società, e lui dice no, io ho rotto solo a Torino per dei motivi che non voglio rivangare. Poi anche da dove sono andato via sono stato bene a Strasburgo, sono stato benissimo a Pesaro, fa capire che avrebbe voluto rimanere, e ha detto Ario, che dice sempre le cose come stanno, mi ha detto che insomma il progetto non continuava secondo quello che si era pensato, avrei preferito che mi avesse mentito, quindi questo è stato quasi un complimento, come dire, volevo tanto rimanere che avrei magari anche accettato una bugia che tu non gli hai detto però. Ma credo, io lo ringrazio perché mi ha fatto un complimento, secondo me, è molto importante, cioè che è grato perché dico sempre le cose che in faccia senza quello che è la realtà dei fatti, e sono fatto così, io non illudo mai nessuno, dico quello che è, e quindi quando gli ho detto le nostre possibilità per il futuro è chiaro che lì sperava che mentissi, ma purtroppo non mentivo, era la verità, quindi... ha dovuto scegliere altre strade, ma
altre strade, giustamente meritate, perché probabilmente non potevamo dargli le ambizioni che lui aveva. Quindi io gli auguro, ci sentiamo spessissimo, gli auguro veramente di, anche se mi viene difficile tifare Bologna, lo so, molto anche ai tifosi, che molto, per la Lettonia era facile fare il tifo. Sì, no? Per la Lettonia era molto facile, per Bologna un po' meno, ma per lui gli auguro veramente di meritare tutti i successi che merita. Ok. Allora, Matteo, adesso ti faccio fare i pronostici. Abbiamo i nostri ranking su cui abbiamo discusso nelle precedenti tre puntate. Come dicevo, sono forse le ultime volte che faremo i pronostici, perché poi dopo, quando la stagione va troppo avanti, è troppo facile. Però questa è la griglia di partenza che aveva fatto il mio giornale alla vigilia della stagione. Pesaro undicesima, qui Pesaro quattordicesima in mondo basket, e poi abbiamo i pronostici invece di Michele Zavagnini. Il suo amore per la VL l'ha messo nei playoff all'ottavo posto. E secondo te come si piazzerà Pesaro a fine regular season? Non c'è un premio in soldi, quindi puoi sparare come vuoi. Io di quelle squadre lì ne conosco due, quelle VL e Scafatti, che ha giocato. No, a parte gli scherzi, io spero che ripetano almeno la stagione dell'anno scorso, che entrino anche di sghetto nei playoff. Non sarà facile, perché tanto ogni anno è dura, però dai. Anche domenica ho visto un palazzo strapieno, grande passione, tutto. Dei giocatori italiani ci sono, gli americani speriamo che migliorino, e perché no? Dai, quattordicesima, no? Ma guarda, sono anni in cui veniamo sempre messi... Siamo salvi. L'ultima dei salvi, la terz'ultima, esattamente. Però molti siti e molti addetti ai lavori negli anni scorsi hanno messo Pesaro sempre agli ultimi posti, ci hanno portato fortuna, ormai è una cabala, no, questa? Facciano pure. Allora falli mettere, continua. Facciano pure, io non sto... Onestamente vi ringrazio, ma non sto a guardare queste cose qua, non mi toccano per niente. È chiaro che invece ho degli obiettivi ben precisi nella mia testa, so dove più o meno potremmo arrivare e so quante fatica a fare un campionato come il nostro campionato. Quindi non faccio voli pindarici in nessun modo. È chiaro, poi i sogni sono un'altra cosa, ma la realtà, torno a banchi, non mi piace illudere me stesso, quindi so che sarà difficilissimo, un campionato molto competitivo, sempre più competitivo, e quindi vedremo dove riusciremo ad arrivare. Onestamente siamo nella fascia della salvezza quest'anno? Assolutamente sì, ma come sempre siamo stati. Quindi anche gli anni in cui è andata meglio, in realtà... eravamo partiti il nostro per salvarci. Primo grande, io ho sempre detto, da quando ahimè ormai sono 11 anni, che mi sembrano una vita, sono presidente, io ho due obiettivi, uno primario su tutti, che è la tutela della società, quindi il mantenimento in vita di una società che 11 anni fa era veramente a rischio di non esserci più. Il secondo obiettivo è quello di mantenere la categoria, in un modo o nell'altro. Poi tutto quello che viene, è chiaro che sono i sogni che abbiamo tutti noi. Veniamo da due campionati fantastici, perché abbiamo fatto una finale di Coppa Italia, un'altra semifinale di Coppa Italia e due playoff, quindi abbiamo fatto due stagioni diciamo, e mezzo sì. Stupende. Quest'anno vediamo, siamo alla quarta, bisogna prima mettere fieno in cascina, cercare di tutelare le nostre spalle e poi vedere cosa si può fare. Però ripeto, è molto difficile. Quest'anno poi tra l'altro il livello si è alzato, perché guardavamo insomma una squadra materasso, forse non c'è, anche se come sempre c'è qualcuno che si trova in difficoltà e tu non te l'aspettavi, ad esempio Brindisi, che è andato via Vitucci, forse è finito un'era, magari forse anche loro la squadra non è proprio a posto, ora sono alla ricerca di un nuovo allenatore. Vi dico una cosa, noi l'anno scorso a un certo punto ci siamo trovati quarti in classifica, che avevamo il mal di testa, talmente eravamo alti, e avevamo vinto di un punto con Brescia, di un punto in casa allo scadere con Venezia, ok? Quindi quattro punti che ci hanno permesso di fare. Quest'anno abbiamo perso di un punto a Brescia e un supplementare, certo, con Scafati, quindi i quattro punti che abbiamo perso ci avrebbero fatto stare in una situazione totalmente tranquillissima, cosa che invece è successa l'anno scorso. Quindi ahimè, la strada, ripeto, è ancora molto lunga, molto molto lunga, e molto faticosa. Ma in questo momento infatti Scafati è a ottava, quindi se Pesaro fosse riuscito a portare a casa quella partita starebbe lì. Parlare di classifica adesso faria. Esatto. Certo.
ma quanto incide nel morale, voi che siete stati giocatori, una sconfitta come quella di domenica? Cioè, è più la consapevolezza di averla recuperata e essersela rigiocata, oppure magari moralmente pesa di più il rimpianto? Io la vedo così. Allora, tu pensi che il primo quarto sia veritiero? No. Se pensi che il primo quarto sia veritiero, allora è un disastro. Ok. Io, ma tutti, si spera, che si presume che il primo quarto ci sia stato, non so, tensione, bloccati da qualcosa, non lo so. Vuol dire che abbiamo tenuto testa a una Scafati che sembra che sia in forma in questo momento, l'abbiamo tenuto testa per sventare, possiamo solo migliorare. Quindi io sarei fiducioso, anche se rode perdere una partita del genere, anche perché alla fine era vinta, certo, per l'episodio 2 era vinta, buttata via. Però dai, nessuno può pensare che il primo quarto di domenica sia veritiero, perché sennò sarebbe drammatico, ecco. La solidità psicologica com'è di questo gruppo, mentale insomma? Cioè. Ma è assolutamente normale, è normale. Io credo che, per rispondere alla tua domanda, io da giocatore sarei incazzato come una iena e non vedrei l'ora di andare in campo per dimostrare. Si può dire iena? Non puoi dire iena. Iena, no? No. Una biscia. Incazzato e biscia, vabbè. Da quanto il presidente può dire tutto, e quindi non vedrei l'ora di andare in campo, appunto, a dimostrare che il primo quarto era soltanto una questione, non si sa per quale motivo. Quindi io credo che non incida molto sul morale. È chiaro che dispiace, è chiaro, dispiace perché sei davanti ai tuoi tifosi, sei davanti a un pubblico fantastico, 5.000 persone, e quindi dovresti fare sempre bene. E questo è quello che a me dispiacerebbe. Dobbiamo spendere una parola su Mazzola, perché credo che la partita di domenica lo abbia, speriamo, sbloccato, perché a me sembrava che soprattutto moralmente fosse un po' ancora avvilito, forse non convinto di essere tornato quello di prima. Invece quando l'abbiamo visto esultare e mettere tutti quei canestri in fila, abbiamo ritrovato, no, il leone che conoscevamo. Cari signori, un incidente, un infortunio come ha avuto lui non è una cosa da poco, ti rimane nella testa per tanto tempo. E se non ti succede qualcosa che fa scattare e dimenticare completamente quello che tu hai avuto, diventa difficile esserlo. Quindi lui domenica credo che piano piano si è avvicinato a quella partita, usiamo questo termine molto semplice, si è sbloccato, ha capito che è ancora quel giocatore che sappiamo tutti, e io credo che adesso sarà molto più facile per lui giocare, di sicuro. Anche perché non ha fatto tiri, gli passi la palla, piazzato, ha fatto un paio di arresti e tiri. Esatto. Cioè, ha cercato dei tiri, non è che ha preso gli scarichi e l'ha fatto, ci mancherebbe. Ha fatto delle cose pregevoli, da uno che non sembrava nemmeno venire fuori da un infortunio grosso come ha avuto lui. E per Pesaro il suo ritorno anche a livello tecnico. Io dico che Pesaro con quattro italiani, con lo zoccolo duro degli italiani che c'ha, dovrebbe andare abbastanza tranquillo. Gli americani sicuramente faranno meglio, non possono fare così. Quindi io sono fiducioso. Poi. Torniamo alle domande. Anche perché Ario col braccione mi ha minacciato un paio di volte, quindi per me Ario va benissimo. Sì, perfetto. Allora, intanto Matteo ti saluta, Marco Bartolacci da Senigallia, grande Matteo, sempre numero uno, mi ricordo i tuoi racconti sulla scavo dei tempi d'oro. Matteo, secondo te cosa serve alla VL per portare a casa due punti o almeno provarci? Perché comunque volevo ricordare e avvisare che Milano è finita in questo momento e ha perso di 3 punti con l'Alba Berlino. Oh, sfortuna, mi dispiace. Ma cosa serve? Serve intanto avere fiducia nei propri mezzi, come dicevamo prima. E poi giocare, divertirsi, giocare, dare tutto ed evitare, come dicevamo prima, di fare un primo quarto del genere dove tutto il gruppo sembrava addormentato, quindi non c'è la bacchetta magica, quindi toccherà ogni volta lottare fino alla fine, però bisogna crederci fino in fondo e avere fiducia. Buonasera, volevo chiedere se gli stranieri sono stati una scelta condivisa da staff e allenatori e se c'è in mente di cambiare anche Quincy Ford. Gli stranieri sono stati condivisi tra la società e l'allenatore, la scelta. Ci mancherebbe, è una scelta
come dire, totalmente condiviso da tutti, dai tecnici, dalla società, ovviamente allenatore, direttore sportivo, il sottoscritto, che scegliamo i giocatori come abbiamo sempre fatto, non è che uno sceglie e gli altri non sanno, quindi assolutamente le scelte sono state condivise. Ripeto, a volte si sbaglia, questo è evidente, sarebbe troppo bello non sbagliare mai, ma però si sbaglia, soprattutto dovendo agire in una parentesi economica di un certo tipo. Non è che abbiamo un budget infinito per poter fare la squadra, abbiamo un budget ben definito e ben chiaro che non si può oltrepassare quel limite, e quindi il bacino dove vai ad attingere non è poi così enorme. Senti, su Quincy Ford, un giocatore che a me nel precampionato mi era piaciuto tantissimo, mi sembrava che fosse capace di fare tutto benino, magari niente in maniera straordinaria, ma tutto benino. Quincy Ford è diventato papà, sta cercando di condividere l'essere papà e l'essere un giocatore professionista, e quindi speriamo che il bimbo dormi la notte, così può dormire anche Quincy e si riprenda un pochino, perché sicuramente questi 15-20 giorni ha un po' subito questa grande cosa che è avere un figlio. Senti, Ario, passiamo allora a parlare un po' di Milano. Se vuoi, Andrea, puoi mandare le highlight della partita di Milano a Tortona, vinta dopo insomma una bella battaglia. La trasferta di Milano è sempre proibitiva, in questo momento magari lo è ancora di più, visto che sono rientrati sia Mirotic che Lo. Si può provare almeno a resistere all'urto con un approccio piuttosto di quello mostrato domenica? Ma possiamo fare tutto, possiamo mettere in difficoltà Milano, possiamo avere nessuna chance per vincere. È inutile che diciamo che Milano deve vincere, Milano deve vincere non contro la Buelle, deve vincere il campionato, deve arrivare ai playoff di Eurolega, deve vincere la Coppa Italia, deve vincere la Supercoppa. Cioè, non è che siamo qui a parlare di una squadra che... però se no, Milano deve vincere, quindi contro noi, contro la VL, adotterà la stessa intensità, la stessa forza che ha, per cui se dobbiamo essere molto onesti sarà molto difficile vincere, però noi, io penso che andremo su, giocheremo con la nostra determinazione che dobbiamo avere, magari un po' più liberi di testa, sapendo che il pallone a noi non pesa assolutamente niente, mentre invece a loro forse un po' di più. Visto tra l'altro gli impegni di Eurolega che hanno sempre in settimana. Sì, perché la prossima settimana giocheranno due partite, l'Armani avrà il recupero con il Maccabi Tel Aviv martedì e poi giocherà un'altra partita giovedì contro Monaco, quindi insomma praticamente sono quattro partite in pochi giorni, di cui la nostra forse è quella che gli interessa di meno, ma quella che non può perdere, perché se perde in casa con Pesaro... Farà giocare gli altri 21, toglie i primi 15, fa giocare gli altri 21. Non c'è partita, signori, se parliamo prendiamo qui una carta, due fogli, certo. Cominciamo a scrivere, non c'è partita. Però, ripeto, lo sport è bello per questo, non esiste lo sconfitto e il vincitore in partenza, bisogna giocare le partite, si è 5 contro 5, si va in campo e si vede. Infatti, proprio della squadra di cui dicevamo prima, di Cedro Galli, dove giocava Mokevic, se ricordiamo questa vittoria incredibile a Milano, decisiva per la salvezza, che Pesaro riuscì a portare a casa con una formazione insomma nettamente inferiore, quindi non si sa mai. Intanto bisogna essere pronti a giocarsela, no Matteo? Beh, ogni volta che perde Milano ha perso con una formazione più debole. Certo. È capitato che no, anche l'anno scorso, quest'anno ha mai perso un campionato? Non so. Sì, ha perso una volta. A Napoli. Ha perso a Napoli, vuol dire che sono umani anche loro. Dicevi Giovanni? Volevo salutare a tutti e fare le mie più grandi congratulazioni e stime al grande presidente e dirgli che non deve mai lasciare, e ai tifosi dico di non disperiamo mai fino alla fine, perché c'è il nostro grande presidente Costa e Lorenzo da Macerata. Vedi, invece Lorenzo, ti arrivano i complimenti da fuori Pesaro. ringrazio il dottore di Macerata. Lorenzo. Ma siamo tutti allineati, io credo che i meriti, perché vanno divisi tutti i meriti, siamo un club che secondo me sta facendo molto meglio di quello che tanta gente si aspetta. Ancora Giovanni? Complimenti presidente, persona di grande carisma e di grande professionalità per l'incarico che riveste da 11 anni. E sicuramente veramente complimenti per tutto quello che sta facendo, anche
all'interno della società. Volevo chiedere come mai McCallum negli ultimi 7-8 anni non ha quasi mai iniziato e finito una stagione con la stessa maglia. È una domanda che, per essere sincero, ci siamo posti anche noi dal momento che l'abbiamo valutato, considerato e poi preso. Probabilmente sono state questioni contingenti a diversi fattori. Io credo che anche lui deve essere più convinto dei suoi mezzi, perché ha dei mezzi interessanti molto, ha un tipo di gioco che dovrebbe essere specifico per le qualità del gioco della VL, e quindi io mi auguro che anche lui possa far vedere a tutti i nostri tifosi il vero McCallum che dovrebbe arrivare a non molto, speriamo. Matteo, io ti faccio sempre intervenire sul playmaker. McCallum, che ne pensi? Ha iniziato male come tutti, ma poi quando è rientrato ha giocato, sì. Forse anche meglio della guardia, che era un po' calata, ma mi sembra che quando è rientrato il suo l'ha fatto. Allora, una delle critiche che fanno a McCallum è che palleggia troppo e quindi che il gioco un po' ristagna. Ma ormai tutti palleggi, pick and roll, palleggi, fin dai bambini così, palleggiano già, quando hanno 10 anni già palleggiano come matti. A me non piace tanto il modo di giocare, a me piaceva più far correre il pallone e via, però ormai l'abitudine, mi sembra che siano in tanti a palleggiare. Uh-huh. Che cosa ti piace di questo playmaker? Cosa potrebbe tirar fuori? Beh, l'ho visto solamente ieri. Io ti dico, all'inizio non mi era piaciuto come non mi erano piaciuti gli altri. Poi dopo mi sembra che abbia avuto una reazione e abbia giocato bene. Ha fatto anche un canestro importante, un parabolone. Sì. No, io dei 5 stranieri mi sembra i play e guardia quelli che hanno fatto qualcosina di buono. E io... Adesso vediamo poi col proseguo della stagione, speriamo che... Certo, Milano poi è anche un palazzo che regala stimoli, no? Giocare al Forum per un americano, insomma, dovrebbe essere interessante farsi vedere al top delle sue possibilità, quindi speriamo anche in questo. Io no? Spero che giochino bene anche nel pallone di scafati, perché vuol dire, sono qui in Italia, un campionato, non sarà più il campionato di un tempo, ma è sempre uno dei migliori d'Europa, quindi... Ci mancherebbe che facesse distinzione fra Forum e il palazzo a Mestre o quello. Sicuramente il Forum dovrebbe dar gusto, poi dopo se inizi però meno 20 al Forum vai a meno 80, non è che recuperi con Milano, quindi speriamo che partano bene tutti. Senti, per lo scudetto, la tua favorita Milano o Bologna? Ma io spero sempre in Bologna piuttosto che Milano. Cioè, nel senso che tra tutte e due che ti stanno antipatiche, Bologna. Milano sarà, non so. Bologna, a parte che c'è Hackett, c'è Panichi tra il preparatore atletico, c'è un po' di pesaresità c'è. Uh-huh. Fra le due società, io sarò un pesarese al contrario. Fra le due società, la Virtus, sarei più contento che ci sia la Virtus. Ok. Giovanni? Sì, ci chiedono, si azzera quasi tutto ogni anno e siamo costretti a vedere questi, possiamo dire, fallimenti. Si cambia un po' tutto, siamo un pubblico numeroso, caldo e meritiamo di più. Secondo alcune persone Buscaglia non è adatto in linea con le sue ultime stagioni che ha fatto. Aumentano i consorziati, ma si possono creare progetti e aspettative? Quindi la domanda è, con l'aumento dei consorziati si possono creare delle maggiori aspettative? Ma i nuovi consorziati sicuramente vanno a incidere positivamente sul budget, che però chiaramente ormai è stato fatto il budget, compresi i nuovi consorziati, quindi le aspettative, ripeto, se dovremo fare un'operazione di mercato la faremo come l'abbiamo sempre fatta. Non ci possiamo permettere certe spese, però qualcosina cercheremo di fare. Forse era più una domanda per il futuro, cioè se ogni anno mettete dentro 6-7 consorziati magari si può... Non dimentichiamoci che tanti arrivano e tanti ci lasciano. Anche questo è un problema. Alla fine è matematica, se tanti vengono e tanti vanno, alla fine siamo sempre allo stesso livello. Allora, io vorrei adesso, visto che sono quasi le 10:10, dedicare, aprire l'album dei ricordi, poi torneremo magari con le domande nel finale, perché oggi vogliamo parlare di un giocatore che Ario conosce bene, perché è stato il suo dirigente, che è Melvin Booker. Tra l'altro lo vedete qua
nella copertina. E Melvin, nato a Pascagoula, Mississippi, il 20 agosto del 72, è stato lo splendido playmaker della Scavolini dal 99 al 2002. In realtà era arrivato nel 97-98, ma dopo quattro partite si fratturò il piede destro e dovette seguire da spettatore l'amara retrocessione di quell'anno. Si trasferisce quindi a Milano per un anno, ma col ritorno in A1 della VL torna alla guida della squadra biancorossa in una magica stagione in coppia con Joe Blair. Nel 2000-2001 arriva anche DeMarco Johnson per un trio delle meraviglie che non possiamo dimenticare. Il tiro vincente contro la Fortitudo nella semifinale di Coppa Italia del 2001 è ancora negli occhi di tutti quelli che erano presenti a Forlì in quella magica serata, anche se non bastò poi per conquistare il trofeo. Melvin vince infatti gli unici trofei della sua carriera in Turchia, quattro coppe con l'Ulker Istanbul, si ritira nel 2008 e oggi è conosciuto soprattutto per essere il padre di quel fenomeno che risponde al nome di Devin Booker, campione olimpico con gli USA nel 2020 a Tokyo e asso dei Phoenix Suns, con cui ha sempre giocato dopo essere stato scelto al draft NBA del 2015. Ragazzi, cosa vogliamo dire di questo play? Ma io, per me è stato il miglior playmaker che è arrivato a Pesaro da sempre. Io? Tu non sei americano. Americano, scusa. Americano, no, per l'amor di Dio. Il tuo trono è insostituibile, ma da italiano. Okay. Quindi credo di aver detto tutto. Un giocatore di grande intelligenza, di grande capacità tecniche, letture, come dire, al momento giusto faceva la cosa giusta, quindi per me è migliore in assoluto. Anche meglio di Cook? Ma Cook era un altro tipo di giocatore. Cook aveva una personalità incredibile che la trasmetteva a tutti noi e soprattutto a Darren, e quindi lui era il leader indiscusso della squadra, dello spogliatoio, del momento in campo. Poi tecnicamente non era un fenomeno, sì. di giocatore. Booker era un fenomeno. Matteo, ti piaceva Booker? Ma io Cook non lo conosco, però... Booker, quello che ho visto giocare, dava gusto vederlo, sì, era molto bravo, anche perché aveva una squadra, adesso guardavo il filmato, era uno squadrone, c'erano tanti giocatori forti, lui eccelleva in mezzo a tanti giocatori forti, quindi sicuramente uno dei migliori, anche io concordo, ora se è il migliore non lo so, ma uno dei migliori sicuramente. Ecco, allora adesso andiamo a dare il vincitore del contest. Prima c'è una domanda. Prego. Per quale motivo gli unici anni iniziati con Yasmin Repesa sono stati gli unici dove abbiamo finito con gli americani con cui abbiamo iniziato? Quale potrebbe essere il motivo? No, non sempre, perché Goodmanson, per esempio, vabbè, è arrivato per un infortunio. Noi cambiamo gli americani, cambiamo gli stranieri quando c'è un problema soprattutto fisico, quando c'è un problema tecnico che non si può, capiamo che non sono in grado di poter giocare nel nostro campionato. Probabilmente con Repesha questo non è successo, abbiamo cambiato Goodmanson, cioè abbiamo preso Goodmanson perché Tambone si era rotto una mano e quindi abbiamo dovuto mettere una toppa in quel senso e poi abbiamo deciso di tenerlo. E con l'infortunio di Mazzola siamo andati in difficoltà per poi arrivare a prendere Day. Quindi direi che non è in un modo o nell'altro, ripeto, noi quando prendiamo uno straniero perché per un motivo tecnico, fisico ci serve, niente più. La soluzione del contest? Sì, e allora la soluzione del contest, e poi ci saluta Max da Pesaro, adesso è il momento di stringerci tutti, e sottolineo tutti, attorno alla squadra. Questi ragazzi hanno bisogno di noi. Passiamo al contest, il vincitore del contest di oggi è Andrea, che si aggiudica due biglietti per la partita contro Napoli. La risposta è che la Coppa Italia è del 1985 e il primo scudetto vinto 1988. Eccoli qua. Quindi insieme hanno vinto la Coppa Italia, una delle ultime con la formula di andata e ritorno contro la Ciaocrem Varese, perso all'andata Varese di 14, vinto al ritorno in casa di 16 nella bolgia del vecchio Palace. La ricordate quella? Come no? Con Mike tripla Silvestri. Di Silvestri. Bravo, e fallo. Che non aveva mai segnato da tre nella sua carriera. E infatti, lo spettatore ha detto: io, ragazzi, da lì non vedo neanche il canestro, non so perché ho tirato. Bellissimo. Una cosa del genere, disse. Però sì, me la ricordo. Un vincente, ricordo. Ovviamente, perché fare un canestro così. Mai, lo vorrei ancora. Ancora. Stavo pensando che se rimbalzo l'aveva preso Mike. Non gliela portavi non via. Gliela portavi, oppure se la portavi via e portavi al braccio l'altro. Il primo scudetto dell'88, ovviamente, ce lo ricordiamo. Quindi complimenti ad Andrea, andrai al palazzo a vedere la partita con Napoli. Sì, ho due domande. Prego.
Presidente, come mai i consorziati se ne vanno? Come mai? I consorziati dopo... Se ne va, perché tu hai detto consorziati qualcuno... Questa è fresca fresca. L'hai provocata tu questa domanda. No, no, ma i consorziati, io non ho detto consorziati, ho detto che tanti sponsor, tante situazioni non sempre vengono rinnovate e quindi i consorziati, diciamo che in questo momento qui, adesso forse non se n'è andato nessuno, però abbiamo avuto qualche... defezione, scorsi, cioè. Qualche defezione a livello di sponsor e quindi i conti tornano in un certo modo, per cui abbiamo bisogno di tutti. Ma uno sceicco che viene appeso dal mare e compra la cosa, non c'è? Io lo sogno tutte le notti, accendo dei ceri tutte le settimane, ma però uno sceicco che dice invece di andare nel Chelsea... Sarei la persona più felice del mondo, così finalmente... No, cazzo, una volta che ci sono i soldi, vedi a te, stai qui con certo. I soldi, non ho capito. Ancora Giovanni? Abbiamo ancora qualche minuto. Claudio Andreani ci scrive: Ario Costa è una persona molto seria e preparata, ci si dimentica con facilità che con tantissimo coraggio ha assunto un ruolo di responsabilità quando la società di fatto non esisteva più. Bravo, sottoscrivo. È facile dire, urlare tante cose. Infatti pensavo prima, perché non li metti questi alcuni, non li fai venire con te a vedere i conti, a vedere come fate. Ma lo dico io. La spesa, se oggi ho preso... Ho sempre detto che la società non è di nessuno. Noi cerchiamo di gestirla nei migliori dei modi. Ribadisco, torno a dire, e questo è la mia mission più importante. Io non posso perdere questo patrimonio, quindi farò di tutto a costo di essere... insultato, qualsiasi altro, anche se dovessimo retrocedere non succede nulla, sono retrocesse tutte le squadre, ok, però deve esistere la VL e per fare ciò io dico chiunque voglia venire a vedere i nostri conti, a sapere, 24 ore su 24 via Bertuzzini 16. 24 ore su 24 no, Ario. Come? Ti arriva il sonnambulo, dai degli orari più stretti. In effetti è un gioco di incastri molto complicato, sì. Quello che la VL sta tenendo in piedi in tutti questi anni e che il proprietario, che anche Ario sogna e che posso garantire, so che molti tifosi non ci credono e questa cosa, io veramente a volte cado dalle nuvole quando sento questa cosa, non può essere che Ario o quelli che lavorano con lui non vogliano un proprietario dentro la VL, perché sarebbe la soluzione a tutti i problemi, come un tempo avevamo il mitico nostro signor Walter Scavolini. Il fatto di non averlo trovato può anche essere colpa loro, non l'hanno saputo cercare, non lo so, però di fatto non c'è e comunque devi avere la fortuna che un personaggio del genere nasca nella tua città. Faccio l'esempio di Tortona, è una fortuna che il signor Gavio sia nato lì, perché sennò Tortona a quest'ora non era in Serie A e manco facevano adesso il Palazzo Nuovo, la Cittadella, eccetera. Noi abbiamo avuto Scavolini che per tantissimi anni ci ha tenuto a un livello nel quale Pesaro forse non avrebbe mai potuto stare e questo forse che a volte ci dimentichiamo. E un altro Scavolini per adesso non l'abbiamo trovato. Io mi auguro che si trovi, Ario, penso anche tu te lo auguri. Ma certo che me lo auguro per il bene nostro, per il bene, per le soddisfazioni nostre, perché meritiamo soddisfazioni, in primis i tifosi. Ma vi faccio questo, se mi permetto di rubare forse 30 secondi, perché la storia della VL è abbastanza chiara. Ormai la VL ha più di 70 anni, di questi 70 anni 38 anni sono stati in mano a Walter Scavolini. In questi 38 anni la Scavolini ha fatto di tutto, abbiamo vinto tutto, siamo retrocessi, abbiamo comprato i diritti. Se facciamo differenza dei 70 passa anni meno i 38 rimangono X anni, che è la realtà di oggi. Un anno si retrocedeva, un anno ci si salvava con gli spareggi a Milano dove si partiva in 50.000, eccetera. Quindi significa che un padrone servirebbe. Poi non c'è, facciamo lo stesso, facciamo bene. Io ho dei compagni di avventura fantastici che si chiamano Luciano Amadori, Andrea Rombaldoni, Franco Arceci, eccetera, eccetera, che tutti insieme cerchiamo di tenere in vita questa società. Però poi quando adesso dobbiamo cambiare americano, dobbiamo prendere uno sostituto di, dobbiamo vedere in fondo al salvadanaio quanto c'è rimasto. E se non c'è rimasto nulla, bisogna cercare il modo di trovare questo nulla. Ripeto, è una questione complessa che invece con un proprietario molto probabilmente sa che in certi momenti deve investire e continuare ancora a investire per poter... Lanciamo un appello, visto che abbiamo detto che ci vedono in tutto il mondo, allora...
No, c'è ma un io proprietario credo che, ma credo, c'è qualcuno credo che vuole che dare una mano alla VL. Credo che tutti sappiano come siamo e quello che potremo fare avendo o non avendo un proprietario. Poi aggiungo e chiudo, è chiaro, con 29 consorziati se ne vanno due, ne vengono due, non succede nulla. Se un proprietario decide di andarsene, ahimè, succede come Varese, come Caserta, come Roma, come Treviso qualche anno fa. Certo, ha vantaggi quindi, e svantaggi in questa situazione. Insomma, è un po' complessa la cosa, non è così semplice. Betta, scusami, l'ultima domanda. Voleva sapere questa nostra ascoltatrice Patrizia se sono voci oppure verità che Renko e Pizza sono stati rifiutati ad entrare nel consorzio. Grazie. Chi, scusi? La Renko e Pizza sono stati rifiutati dal consorzio. No, noi non rifiutiamo niente. Non so cosa dire, sono domande abbastanza ridicole secondo me. Quindi non so da che parte la possa aver sentita, comunque garantisco io sulla mia pelle che non è vero. Pizza è una storia a parte, Pizza è un grande sportivo, un grande imprenditore, un grande amico, e è andata come è andata e va bene. Renko credo che non ci abbia mai ascoltato in vita loro. Salutiamo Lorenzo Pizza, gli diciamo che se ci vuole ripensare la VL. No, io aspetto ancora Lorenzo, o meglio Lollo, lo aspetto al derby, perché ha promesso che faremo un derby prima o poi. Io gli ho detto di sbrigarsi perché non reggo così tanto, però insomma ha cominciato molto bene, speriamo che arrivi. Matteo, vuoi salutare i tuoi tifosi personali? Ce ne saranno a casa che ti guardano? Ce ne sono due o tre, non so se guarda la televisione. Salutiamo no. I tuoi bambini, dai, che so che ci tengono. Sì, i bambini. Uno in Francia, uno a New York, il piccolo, 22 anni, il piccolo, il mio bambino piccolo. Sì. Ma senti, ma tu hai permesso a tuo figlio di fare allenatore di pallavolo? Questo non si può sentire. Si è appassionato a questo sport, anzi ha fatto tico, ha fatto appassionare anche me, tant'è che guardo più le partite di pallavolo che quelle di pallacanestro, anche perché per me la pallavolo, diciamo che è abbastanza nuova come sport. Mentre la pallacanestro non è più così divertente come ai tempi, almeno come la vedo io. Quindi preferisco vedere la pallavolo, partite di nazionale, eccetera. Quindi tuo figlio allena in Francia, giusto? Sta in Francia, sì, in una squadra in Serie A francese, sì. Bene. E invece i tuoi ragazzini dei Gators, possiamo salutarli, vostro allenatore vi aspetta domani all'allenamento? Domani, sì, domani sono quelli più grandini. Oggi, prima ho fatto quelli più il mini basket, infatti sono un attimino, sono 18-19 in palestra, sono un attimino un po' scosso, però bello, divertente, molto. Bene, sono le 22:20, siamo in perfetto orario, io vi ringrazio tanto e ringrazio soprattutto Ario per aver risposto a tutte le domande, anche quelle più scomode, perché tutto si può dire di questa persona tranne che non sia una persona leale, che è sempre disponibile al dialogo e al confronto, quindi lo ringraziamo anche per essere intervenuto. Grazie a voi. Oh, quando vuoi tornare chiamami. Vi mettiamo di nuovo insieme. Va bene. Grazie anche a Matteo Minelli per la sua acutezza e anche per la sua simpatia. Grazie a te. Salutiamo tutti gli ascoltatori, vi ricordiamo che giovedì prossimo non saremo in onda perché rispettiamo le festività dei Santi, quindi c'è un ponte, per cui giovedì non ci saremo, resistete e ci vedremo tra due settimane sperando di raccontarvi tante altre novità che riguarda la nostra amata VL. Buonasera a tutti e grazie per la vostra attenzione insieme a Canestro e ancora sempre con voi. Da più di un secolo sul territorio, Macchini Ceramiche è sinonimo di professionalità e consulenza specializzata nella vendita di materiali edili, pavimenti e rivestimenti, parquet, ceramiche ed arredo bagno delle migliori marche. Ogni giorno troviamo la migliore soluzione per ogni vostra esigenza. La nostra disponibilità, competenza e servizio non hanno prezzo. Laura e Marco ti aspettano presso lo showroom a Rio Salso di Tavuglia. Macchini Ceramiche, sempre al vostro servizio. Qualche volta mi piace ripensare alla magia che avevano i viali del monte. Più mi ci perdo, più mi convinco che ricordare come erano non è troppo diverso dal desiderare che rimangano così. Immutati, ma sempre differenti, pronti a rinnovarsi, anzi a crescere.
proprio come noi, cercando di trasformare il nostro presente nel futuro che vorremmo. Hai visto quante novità al Conad di Montecchio? Ampi ambienti completamente ristrutturati dove puoi trovare la pulizia e l'igiene di sempre in ogni reparto. Sì, bellissimo! Ormai è il mio punto di riferimento. Trovo sempre prodotti di qualità del nostro territorio molto convenienti, per non parlare della grande professionalità del personale. E ti ricordo che al Conad di Montecchio c'è un ampio parcheggio scoperto e coperto. Noi andiamo al Conad di Montecchio!